Un sentito grazie a Cristina Giachi. Invito il sindaco Luca Baroncini, la sindaca Simona De Caro a venire sul palco, insieme a Alessio Torrigiani, anche la dottoressa Silvia Mantero, il dottor Stefano Natali, prego, grazie mille. Benvenuti. Benvenuti a rappresentare le istituzioni, a mostrare come bisogna fare ciò che si può, ma anche ciò che si deve, come è stato appena detto nel contributo video. Passo la parola. Facciamo prima il padrone di casa. Il padrone di casa. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Anzitutto benvenuti a Montecatini Terme. Per chi non è della nostra città, è un grande piacere che questa giornata formativa si tenga proprio qua. Saluto anche i colleghi rappresentanti dei comuni della Val di Nievole, la sindaca Simona De Caro e il sindaco Alessio Torrigiani. Saluto e ringrazio la Società della Salute, ovviamente la Fondazione, che tra poco avranno modo di portare i saluti, e li ringrazio davvero tanto. E mentre ascoltavo il saluto della Regione Toscana, ho riflettuto sulla parola gifted, e quindi sul significato del dono, del talento, diciamo così, che in fondo dono è inteso come talento. E mi è venuto in mente un ricordo di bambino, non so neanche come sia stato possibile, un evento casuale, ero qua che ascoltavo, ho pensato alla parola gift e mi è venuto in mente un episodio incredibile, perché non l'avrei mai ricordato, non so come sia successo, destino. Mi è venuto in mente che da bambino, guardando una gara di sci la domenica, questa campionessa di sci vinse la gara, si tolse, diciamo, la giacca, e c'era una maglietta sotto, era diventata campionessa del mondo se non sbaglio, con scritto "Talents God give to you, what you make of it is your gift back to God". E questa frase mi colpì tantissimo, avevo avuto 12 anni, quindi già un pochino la potevo tradurre, diciamo così. Mi colpì tantissimo perché mi fece veramente piacere leggere questa cosa, mi colpì in positivo, cioè il talento è il dono che ti ha fatto Dio, cosa ne fai è il tuo gift back, traduzione intraducibile in italiano, gli inglesi dicono gift back, il tuo dono indietro, come se te mi fai un regalo io te ne fa un altro, noi non si dice, insomma loro dicono gift back, bellissimo, gift back è una parola, una frase bellissima che non si può tradurre in italiano, ma è stupenda se ci pensate, perché un conto è il gift, è un conto è il gift back, cioè quasi come se te lo rendo, no? In qualche modo. Allora dice, cosa fai del tuo talento e il tuo regalo indietro a Dio? Ed è una frase che mi fece molto riflettere all'epoca sullo sfruttare le proprie potenzialità, sul non buttare via il talento. All'epoca c'era Antonio Cassano che giocava e mi venne in mente che aveva sprecato questo dono e non aveva fatto il dono indietro. Io lo collegai alla mia passione del calcio. Poi, restando qua, la parola gift mi ha fatto rivenire in mente quella frase, che non avevo preparato questo discorso, ma ho pensato effettivamente che noi abbiamo la responsabilità in una società di poter sfruttare al meglio i nostri talenti, come diceva quella frase provocatoria. Quindi il fatto che si faccia questa giornata formativa, che spero sia la prima di una lunga serie, è secondo me molto importante, fondamentale, perché ci mette è un primo passo per accendere, uno dei primi passi, per accendere un riflettore che ce l'ho qui puntato, su una tematica che ancora è pochissimo conosciuta e pochissimo dibattuta in Italia, cioè le persone plus dotate. Come valorizzarle al meglio affinché possano essere un valore aggiunto ancora di più di quello che già non sono per la nostra società. E la tematica delle pari opportunità, l'obiettivo delle pari opportunità, spesso viene visto come un alzare una sorta di carrello elevatore. Tutte le persone devono essere al solito livello, un obiettivo giustissimo, cioè avere le stesse opportunità, e si pensa sempre dal basso, cioè qualcuno che ha qualcosa
diciamo di in meno, tra virgolette, che deve poter essere messo nelle condizioni di fare comunque, di raggiungere comunque gli obiettivi degli altri. E questo discorso però vale anche per chi invece parte più avanti e deve essere messo nelle condizioni di poter fare al meglio il suo gift back to God. Quindi questa giornata secondo me è una giornata che deve essere la prima che se ne deve fare tante tante altre, perché non c'è consapevolezza, non c'è formazione fino in fondo su questa materia, chiamiamola così, su questo tema, ed è invece molto importante per i nostri bambini, per la nostra società, ma anche e soprattutto per poter non disperdere neanche un centimetro di un talento che può essere utile a tutti noi e che, se non adeguatamente valorizzato, può disperdersi. E quindi credo che ripasserò oggi ho in città i sindaci dell'UNESCO, quindi un grande onore, perché c'è i sindaci di altre città europee qua, devo stare un po' con loro, però ripasserò perché mi interessa cercare di capire cosa le istituzioni possono fare e debbono fare proprio per dare una mano in questo senso. Grazie e buona giornata. Allora, io invece un ricordo molto più vicino. E siamo ad agosto, metà agosto. Arrivano in ufficio da me, in comune, 5 mamme. E eravamo 6 mamme in una stanza. Siamo stati forse 1 ora e mezzo, 2 ore a parlare. E mi hanno aperto la finestra e la porta di questo mondo che, devo dire, ne avevo sentito parlare come plus dotazione, però in realtà non l'avevo mai vista e vissuta con gli occhi delle mamme. E devo dire che in quella mattina ci siamo emozionate, mi sono emozionata, perché ho vissuto empaticamente il percorso di una famiglia. E allora mi sono ripromessa che le avrei supportate, avrei supportato questa causa di conoscenza. E quindi io sono super felice che questo momento si sia potuto realizzare, quindi ringrazio queste leonesse e ringrazio però anche la scuola, e devo dire che sono orgogliosa che i miei 2 istituti comprensivi abbiano partecipato a questo evento, perché vuol dire che c'è quella sensibilità, quella capacità di capire che la scuola deve essere inclusiva. E quando si parla di inclusività, si parla di inclusività a 360 gradi. Quindi anche questa capacità di capire o di cercare di capire se ci sono delle unicità, coglierle e renderle, quindi lavorare affinché questi talenti diversi, perché noi pensiamo spesso al talento, no? Appunto al grande campione, e invece possono essere talenti talmente diversi, e quindi è per quello che ci sono queste giornate formative, che ci devono essere, perché tante volte invece i ragazzi talentuosi, perché si parla di talenti talmente diversi, questo io l'ho capito da queste leonesse, da queste mamme meravigliose, possono non essere così evidenti. E quindi agli insegnanti io dico grazie, grazie di voler approfondire questo tema, perché ho capito che prima noi abbiamo la capacità di coglierlo, e è più facile il percorso del bambino e della famiglia. Quindi
bene, che le istituzioni cosa possono fare? Anche questo, anche investire sulla formazione. Quindi è bello anche che ci sia la fondazione, perché la fondazione spesso ci aiuta anche economicamente a portare avanti certi progetti e anche le amministrazioni locali lo possono fare. Quindi io ci credo, vi do davvero un grande in bocca al lupo nel senso di provare a lavorare affinché questo tema sia un tema normale di cui parlare nelle scuole e non solo. Quindi grazie davvero a voi, mamme, grazie all'Associazione Teatro Verdi, davvero, grazie a tutti voi professionisti e niente, grazie anche di avermi reso partecipe di questo momento, grazie davvero. Grazie mille sindaca. Passo la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, porto qua i saluti della Società della Salute che raccoglie tutti i comuni della Val di Nievole, compreso l'azienda sanitaria, e ovviamente alla richiesta sia come singolo comune, il comune di Lamporecchio, che come Società della Salute abbiamo immediatamente colto l'occasione per dare il nostro appoggio a questo, diciamo, questa prima iniziativa, perché mi sembra di capire appunto che siamo veramente all'inizio di un processo, di un percorso di approfondimento per dare tutte le risposte e tutte le soluzioni ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Anch'io sono genitore, quindi so benissimo di che cosa si parla, perché poi ogni figlio ha le sue caratteristiche. E venendo qua e come dire, pensando, come facciamo di solito, no? Noi rappresentanti che dobbiamo portare un saluto, pensavo a quale piccolo contributo portare a questa discussione e diciamo, ho riavvolto il nastro e mi ricordo benissimo, oramai l'abbiamo imparata a mente perché dopo 9 anni è così, quando celebriamo i matrimoni noi leggiamo un articolo del Codice Civile che parla dei figli. E nella sua essenza sostanzialmente parla di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Il nostro quadro normativo, il Codice Civile nello specifico, insomma, chiede ai genitori un grosso impegno, dà ai genitori una grossissima responsabilità rispetto a tutti i figli in senso generale. In questo caso specifico credo che il percorso invece inverso dalla parte pubblica per supportare le caratteristiche di tutti i nostri bambini, i nostri ragazzi, nello specifico dei vostri in questione, è ancora troppo purtroppo diciamo scarso e non adeguato invece a quelle che sono le necessità, appunto, e le caratteristiche dei nostri bambini. Quindi il mio impegno nel piccolo, ovviamente, che possiamo dare è quello di dare il nostro contributo e supporto a un processo che poi diciamo garantisca anche dall'altra parte, non solo quella, non solo da parte vostra, dei genitori, insomma, che immagino ci sia anche una sensazione di solitudine, no? in questi percorsi, che garantisca quel supporto necessario a, appunto, come ha già precedentemente anche sottolineato il collega Luca, tirare fuori il meglio dei vostri bambini e soprattutto, appunto, dare la possibilità a loro, così come cita il Codice Civile, rispetto alle capacità, alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni, di esprimere tutto ciò che hanno di buono e di meglio da dare. Quindi noi, insomma, per quel poco che possiamo fare, per il nostro piccolo pezzetto, diciamo, di impegno, noi ci siamo e daremo la nostra più completa disponibilità.
Grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie mille, sapere che ci siete è molto importante per queste famiglie, credetemi, lo dico da pediatra. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti della dottoressa Celesti, che è presidente della Società della Salute di Pistoia. Vi ringrazio dell'invito e dell'opportunità sicuramente che ci è stata data a noi, appunto come istituzioni, come azienda, di partecipare all'evento, ma sicuramente anche alle famiglie, appunto, che sicuramente si sentono accolte in questo percorso che non è sicuramente facile. Come diciamo Società della Salute come azienda, sicuramente vi confermo come il collega, diciamo, il nostro supporto in questi percorsi e in queste iniziative. Come genitore, ma anche come sanitario, mi rendo conto delle difficoltà e degli ostacoli quando ci troviamo di fronte, diciamo, ad un qualcosa di diverso che è poco conosciuto, che diciamo la stessa società tende, diciamo, ad isolare, e ci sentiamo, sicuramente metto dalla parte delle famiglie, quindi dei genitori, si sentono soli ad affrontare qualcosa che poi alla fine non è un problema, ma appunto è un'opportunità che però va gestita. E sicuramente la gestione di questi percorsi, diciamo che direi, non li voglio definire, cioè sono fisiologici, diciamo, dovrebbero esserlo, diventa, diciamo, sicuramente un lavoro di squadra che diciamo non può trascurare nessun elemento e nessun anello della catena, quindi a partire dalle famiglie che devono comunque diciamo conoscere, diciamo, come istituzioni dobbiamo fare in modo di far conoscere queste fra virgolette problemi, ma che non lo sono, in modo da potersi avvicinare appunto all'eventuale soluzione o comunque all'eventuale percorso idoneo per il bambino. E da una parte quindi l'importanza di coinvolgere la scuola, che sicuramente è il primo step dove noi ci troviamo di fronte comunque come genitore e il bambino sicuramente ad una realtà diversa, dove naturalmente si tende sempre a, diciamo, livellare verso una normalità che però diciamo in questo, diciamo, anche società così diciamo diversa a cui ci troviamo di fronte, ai tanti stimoli che abbiamo, notiamo sempre classi sempre più diciamo eterogenee, e questo, diciamo, deve essere appunto un'opportunità, e diciamo le istituzioni stesse devono, quindi le scuole devono trovare anche l'appoggio da parte dell'azienda e dei sanitari, che devono essere preparati, diciamo, a questo nuovo approccio. E quindi direi ben vengano gli eventi formativi e diciamo da parte nostra tutto l'appoggio che possiamo appunto dare per, diciamo, poter promuovere anche nuovi eventi, se ci fosse l'occasione, formazione, insomma siamo disponibili per quanto, insomma, per le risorse che possiamo mettere a disposizione. Quindi diciamo vi ringrazio dell'invito e spero, insomma, di iniziare un percorso insieme. Grazie a voi, perché siamo nella società dell'inclusione, ma appunto questa diversità non viene vista, perché non basta guardare le persone, bisogna anche saperle vedere. Buongiorno. Tra le missioni, nella missione della Fondazione sicuramente c'è tener conto della sensibilità sociale. La Fondazione è sensibilità sociale perché si occupa di un territorio. Quando sono arrivato stamattina, tre mamme mi sono venute a ringraziare. No, io come fondazione mi sento di ringraziare loro, perché dal basso hanno costruito questo. Hanno aggregato, hanno fatto conoscere e soprattutto da oggi hanno anche insegnato ad amare. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando succedono queste cose, normalmente c'è il frutto di un legame tra l'amore di mamma e la vocazione dei docenti, che quando si incontrano diventano, e sono e non sono esigenti, diventano bellissime, diventano incontri che fanno crescere la società, che fanno crescere i talenti. Quindi a nome della Fondazione, il Presidente mi ha chiamato ieri sera all'ultimo momento, voleva essere lui qui, porto veramente il ringraziamento, voglio volare alto. La Fondazione tutti gli anni
finanzia un progetto che si chiama Progetto Alzheimer a Pistoia. E è un evento nazionale. Vorrei che questo lo diventasse per la Val di Nievole. Quindi grazie, grazie veramente. Grazie mille alle istituzioni e grazie a tutte quelle famiglie che ci hanno smosso, me compresa, per essere qui oggi. Grazie mille. Grazie.